Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 22. Di nuovo Gesù parlò loro servendosi di parabole. Disse: Il regno dei cieli può essere paragonato a un re che preparò una festa di nozze per suo figlio e mandò i suoi schiavi a chiamare gli invitati alla festa di nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri schiavi, ordinando loro: Dite agli invitati, Ecco, ho preparato il mio pranzo e i miei tori e gli animali ingrassati sono stati scannati. È tutto pronto. Venite alla festa di nozze. Ma questi, indifferenti, se ne andarono, qualcuno al suo campo, qualcuno ai suoi affari, mentre altri, presi gli schiavi, li maltrattarono e li uccisero. Il re si infuriò e mandò i suoi eserciti a uccidere quegli assassini e a bruciare la loro città. Poi disse ai suoi schiavi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Perciò andate lungo le strade che portano fuori dalla città e invitate alla festa di nozze chiunque troviate. Quegli schiavi allora uscirono lungo le strade e radunarono tutti quelli che trovarono, sia malvagi che buoni, e la sala delle nozze fu piena di persone che banchettavano. Quando entrò per osservare gli ospiti, il re vide un uomo che non indossava un abito da matrimonio e gli disse: Amico, cosa ci fai qui senza abito da matrimonio? Quello non rispose nulla. Allora il re ordinò ai suoi servitori: Legateli mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là piangerà e digrignerà i denti. Molti infatti sono invitati, ma pochi eletti. Allora i farisei se ne andarono e cospirarono per coglierlo in fallo nelle sue parole. Mandarono quindi i loro discepoli insieme ai sostenitori di Erode a dirgli: Maestro, sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non cerchi il favore di nessuno perché non guardi l'aspetto esteriore delle persone. Dici dunque che ne pensi. È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, consapevole della loro malvagità, disse: Perché mi mettete alla prova, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Gli portarono un denaro. Lui disse loro: Di chi sono questa immagine e questa iscrizione? Risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare, ma a Dio ciò che è di Dio. A queste parole rimasero meravigliati, quindi lo lasciarono e se ne andarono. Quel giorno gli si avvicinarono i Sadducei, i quali sostengono che non c'è risurrezione, e gli fecero questa domanda: Maestro, Mosè disse: Se un uomo muore senza figli, suo fratello deve sposarne la moglie e dargli una discendenza. Ora c'erano fra noi sette fratelli. Il primo si sposò e poi morì. Non avendo discendenti, lasciò la moglie a suo fratello. La stessa cosa accade al secondo e al terzo, e così via fino al settimo. Per ultima morì la donna. Dal momento che è stata sposata con tutti e sette, di chi sarà dunque moglie la risurrezione? Gesù rispose loro: Voi sbagliate, perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Infatti, alla risurrezione gli uomini non si sposeranno, né le donne sono date in moglie, ma sono come angeli in cielo. Riguardo alla risurrezione dei morti, non avete letto ciò che vi fu dichiarato da Dio che disse: Io sono l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio dei morti, ma dei vivi. Sentendo questo, le folle rimasero stupite del suo insegnamento. Quando seppero che aveva messo a tacere i Sadducei, i farisei andarono in gruppo da lui. E uno di loro, esperto della legge, lo mise alla prova chiedendogli: Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gli rispose: Devi amare Geova tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: Devi amare il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono l'intera legge e i profeti.
E mentre i farisei erano lì radunati, Gesù disse loro: Che ne pensate del Cristo? Di chi è figlio? Risposero: Di Davide. Lui chiese loro: Come mai allora Davide per ispirazione lo chiama Signore dicendo: Geova ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché non avrò messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se Davide quindi lo chiama Signore, come fa a essere suo figlio? Nessuno fu in grado di rispondergli e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo.